Luciano Vetro, mentre morire, schizzato la merda Luciano Vetro. Perché? Perché qualche mese fa noi vi avevamo documentato che cosa? Il fatto che qui
c'era un campo nomadi, poi i nomadi erano andati via, le istituzioni avevano bonificato quest'area, ma che cosa avevamo scoperto? Che invece sulle sponde del Tevere era pieno di rifiuti, l'appello è stato accolto, le istituzioni sono venute e guardate finalmente che cosa è successo. Era giusto che qualcuno venisse a dare nuova vita a questa zona straordinaria, siamo vicino ai Parioli, alla zona Fleming, a Ponte Milvio, insomma siamo quasi nel centro della città, lì avevamo fatto vedere appunto una situazione insostenibile, rifiuti di ogni genere, ecco, come potete vedere ci sono ancora qui manifestati questi lotti di smantaggio, c'è un delirio di cassette, CD, finalmente noi avevamo fatto un servizio, avevamo lanciato un appello alle istituzioni e in questo caso possiamo dire che hanno risposto. Guardate che cosa c'è qui sotto, si può trovare veramente di tutto, vedete qui c'è il ragno che lavora, gli lascio un'altra ruspa, ecco, finalmente dopo il nostro servizio si sono mossi. E anche qui sotto c'erano rifiuti di ogni genere, una vasca da bagno, un boiler, c'erano rifiuti, carta, cartoni, come potete vedere. Però possiamo dire, finalmente sono venuti a pulire. E sono passati un po' di mesi. Una cosa del vostro appello, ecco. Per i cittadini, quest'area è stata, sta per essere bonificata globalmente, ci vorrà una settimana, dovremo raccogliere oltre 300 tonnellate di materiale, di metri che sono stati gettati appunto illegalmente in questo territorio. Ecco, mi scusi, quanto costa adesso fare una bonifica del genere? Ha raccolto praticamente, ha bonificato 4.100 discariche, sì, per un totale di 5 milioni di euro che gravano appunto nelle tasche dei cittadini. E io vado! Presidente, grazie. Allora, non sporcate perché poi tutto questo va a gravare sulle nostre tasche e poi noi dobbiamo pagare. Però è tutto, Jimmy Ghigoni a Striscia la Notizia, Roma. Bravo Jimmy, bravo, bravo, sempre preciso e puntuale il nostro Ghigoni. E adesso Davide Pigone, voglio parlare dello scrittista più amato di Striscia, Valentino, però il nostro Valentino. No. Dove c'è una mostra, una manifestazione, un'inaugurazione, non manca mai. Guardate Ballantini, alias Valentino. E tra l'altro e magna pure. Ciao, come stai? Come stai? Ti trovo in grande forma. Sto andando al museo egizio, hanno trovato negli scavi, sì, un vecchio porpino. Volete vedere dov'è? Non lo so, un mago. Mi sono scoperto archeologo. Sei molto e tu solo. Voglio fare Valentino Jones alla ricerca del mascara perduto. Sì, perfetto. Grazie. Sito, sì, tipo quello degli Etruschi, Armani, perché lui ormai è vecchio, è andato, mi avevano detto che alla fine della serata c'era la batteria di vento dei Etruschi, non so se la prendo perché io non ho ancora niente. Quando è che dedicate un minuto io all'esposizione di questi vostri archeologici a Brunei? Io in fondo non sono opera d'arte, ma sono stato operato ad arte, questa è la mummia. Quindi schiacciate col bene le foglie, filtrate e otterrete questo
poi sciacquate e vedrete che risultati. Lo stesso decotto è molto utile anche per i capelli grassi oppure con forfora. In questo caso però addizionate il decotto di ortica con un cucchiaio di aceto di vino bianco oppure aceto di miele. E utilizzate questo preparato per l'ultimo risciacquo. Ripetete il trattamento più volte in maniera costante e vedete che avete veramente risultati molto molto soddisfacenti. L'ortica funziona in questi casi perché è ricca di tannini e di zolfi, in particolare la parte apicale, quindi quella con i fiorellini. Ma l'ortica, e questo pochi lo sanno, è anche ricca ricca di clorofilla, ecco perché il decotto è così bello, e di ferro, tant'è vero che è un concime ottimo per le nostre piante, soprattutto quando manifestano carenze di ferro, che si manifestano appunto con ingiallimento fogliare, quindi utilizzate il decotto anche come concime. E proprio perché l'ortica è ricca di ferro, è considerata la pianta degli anemici, quindi portatela più spesso sulle vostre tavole, anche per esempio durante il periodo del ciclo mestruale, insomma quando ci sono delle importanti perdite di sangue. Se il decotto non vi piace, come dicevo, portatela sulla tavola, si usa come gli spinaci, anzi vi consiglio di sbollentarla appena e di condirla con un buon olio extravergine d'oliva e del limone. Il limone è fondamentale perché contiene vitamina C, che è un ottimo veicolante, quindi serve per favorire l'assimilazione del ferro da parte del nostro organismo. L'ortica è anche un ottimo attivatore, utile per stimolare l'ossidazione, quindi quando vi vendono della frutta un po' acerba, come capita spesso con i kiwi, mettete quei frutti in un sacchettino insieme all'ortica e vedrete che matureranno prima. Infine l'ortica e le formiche. Se il vostro problema sono le formiche, vi faccio vedere come risolverlo con l'aiuto di Claudia Dimitri, la signora Claudia che vi sta ospitando qui nel suo meraviglioso regno. Allora, prendete un chilo di ortica e andate a mettere l'ortica in 10 litri di acqua. Fate macerare il tutto per una settimana. Dopo una settimana diventerà di un colore verde intenso. Non dovete fare altro che filtrare, mettere in un vaporizzatore e andare a trattare le piante, colpire dai insetti, perché è anche un ottimo insetticida, e soprattutto tutte le superfici di casa infestate da formiche. Ecco, questo è tutto, ringrazio Claudia, ricordate, seguite i miei suggerimenti perché la natura fa bene alla mente, allo spirito, al corpo. Un bacio dalla vostra Gianina, ciao! E ringraziamo la nostra Yanira o Gianina, tu che sei un esperto, come si pronuncia la Gianina? Tu quante lingue parli? Inglese, tedesco, francese, italiano. Italiano, pure italiano! Questa è una notizia, Pigone parla italiano. Va bene, mi sembra possibile, e faccio la domanda a loro, ma anche a te, mi sembra possibile che un utilissimo ospedale, ospedale per la popolazione sia chiuso da 30 anni? Non è sembra impossibile. Anche a loro, vediamo. Pomone Striscia, questo è il piccolo ospedale di Agnone in provincia di Isernia, edificato negli anni 50. 30 anni dopo, per dare una risposta alla richiesta sempre più crescente, si pensò di costruirne un altro mastodontico pronto a diventare un punto di riferimento per l'intero bacino. Chiunque immaginerebbe un ospedale iniziato negli anni 80, finito, completo e soprattutto funzionante. E invece queste sono le condizioni in cui si presenta oggi il nuovo ospedale di Agnone. Dopo 30 anni l'ingresso principale si presenta così, completamente sommerso dalla vegetazione. Questa è la facciata posteriore dell'imponente costruzione che si sviluppa su 4 piani ed ogni piano, pensate un po', è di almeno 5.000 metri quadrati. Migliaia di metri quadrati che si presentano così, come li vedete. A terra non c'è pavimentazione, mancano tutte le chiusure verticali e mancano insomma tutti gli elementi per poter pensare che questo ospedale sia vicino al completamento. Questi sono i vani scala con le rampe ancora a grezzo e queste aperture protette da questi elementi in legno danno proprio la vista sul vano ascensore. E affacciandoci da qui ci troviamo di fronte a quello che una volta doveva essere il terrazzo e oggi invece si presenta come una vera e propria piscina naturale. Dall'interno del cortile c'è una presenza davvero curiosa e singolare. Nonostante i lavori siano fermi dagli anni 90 e siano cominciati negli anni 80, qui è stata completamente dimenticata una gru. Se per la struttura presenti tantissime aperture, dobbiamo dire che non abbiamo trovato neanche una finestra, neanche una porta, neanche un cancello. L'unico sbarramento che troviamo lo troviamo in questa ala della struttura. A fianco c'è anche un buco nel muro, qualcuno ha fatto cadere proprio
vediamo che c'è dell'attrezzatura, vedete, c'è un'attrezzatura, probabilmente un computer o qualche macchinario medico. Proviamo a facciarci dentro e guardate cosa troviamo: tantissimi scaffali e altrettanti faldoni. Qualcuno parla di circa 10 miliardi di lire soltanto per completare questo stato dell'avanzamento dei lavori, e qualcun altro suppone che non ne basterebbero 20 milioni di euro per completare il tutto. E io vado, e io vado! Avverte, chiama l'azienda sanitaria del Molise e pensate, gli dicono che nessuno sa niente di questo ospedale. Tu non sarai in grado dell'azienda sanitaria di poter dare informazioni su questa cosa che lo sta cercando. Per il momento, che dire, sperando che qualcuno al più presto sappia qualcosa in più e magari si adoperi per intervenire, è tutto per Striscia la Notizia, Luca. Avete. E adesso diamo la linea al nostro Robin Hood degli animali. Il difensore di tutta la difensore di cani, gatti, tutte cose, uccellini, tutte cose. Fino al nostro Edoardo, tutte cose. Casa degli animali Mani Striscia, qualche tempo fa vi abbiamo mostrato le incredibili condizioni in cui venivano allevati, fra virgolette, dei cavalli a lunghezza a Roma. Purtroppo avevamo documentato una situazione assurda, al limite della sopravvivenza per decine e decine di animali. Questa è la situazione che ci troviamo di fronte appena arrivati, dei grossi terreni recintati in modo approssimativo, con spuntoni, con filo spinnato, tutto ovviamente stra-arrugginito, gli animali all'interno sofferenti, in condizioni assurde, in condizioni in cui non dovrebbero stare. Guardate, là ci sono gli animali che sguazzano in quell'acqua putrida, che sono costretti a bere quell'acqua putrida, che mangiano dei pezzi di copertone, che sono in mezzo alla spazzatura, in uno scenario veramente desolante. E purtroppo in mezzo a tutto questo scenario ci sono anche un sacco di animali morti e di carcasse abbandonate. Tutto questo avveniva a Roma, di fronte a tantissime abitazioni. Il proprietario degli animali, una nostra vecchia conoscenza già incontrata per un allevamento di suini in pessime condizioni, continuava a negare il tutto, ritenendosi estraneo ai fatti. Quello di cos'è secondo te? Adesso stai vedendo, quell'animale è lì in decomposizione da giorni, probabilmente anche da un mese, se non più tempo. È possibile che non l'hai visto? Ma non è mio quello là. Allora è tuo. Per fortuna che oggi abbiamo delle ottime notizie da darvi. Infatti l'intervento del Corpo Forestale dello Stato ha permesso di bonificare l'area, rimuovendo tutte le carcasse degli animali morti. Il proprietario è stato inoltre deferito alla Procura della Repubblica per il reato di maltrattamento di animali. Adesso verrà inoltre garantito un maggior controllo al fine di evitare che altri cavalli debbano seguire lo stesso triste destino che ha caratterizzato la vita e la morte di fin troppi animali. Noi vi terremo ovviamente informati sull'evolversi della situazione. Per il momento dai cavalli di lunghezza da Edoardo Stop è tutto, Minion Studio. Avviare un'attività. Ubibanca. Fare banca